Allora, buongiorno a tutti, intanto. Comincio ovviamente con il ringraziare il mio caro amico e collega, l'avvocato Mariano Fazio, per avermi invitato a parlare davanti ad una platea così qualificata come siete voi e così variegata, perché vedo che provenite da diversi ordini professionali, e per avermi invitato a parlare di un tema così attuale come in realtà è da sempre. Quello delle norme di contrasto alla corruzione. Io, come vi è stato più volte anticipato, intervengo in veste di penalista perché è di questo che mi occupo quotidianamente, questa è la mia professione, e quindi le questioni di cui vi parlerò attengono strettamente al mio limitato ambito di competenze. E gli argomenti in generale riguarderanno i rapporti tra ANAC e Procura della Repubblica, magari facendo un piccolo focus che comunque rientra nell'ambito della questione che mi è stato chiesto di approfondire, anche sulla tematica di grande attualità del whistleblowing, di cui ormai penso qualcosa sappiamo un po' tutti, perché se ne è parlato molto anche sui giornali. Allora, devo confessarvi però subito che nello svolgere il compito che mi è stato chiesto un po' di approfondire, lo faccio con un senso di quasi inusitata estraneità nei confronti della materia, perché, della materia specifica ANAC, perché nonostante ANAC porti già nella sua denominazione il termine corruzione, e la corruzione, come tutti sappiamo, è un reato, e quindi lascerebbe pensare che sia materia prettamente di pertinenza del penalista. In realtà tutta la disciplina di ANAC, di cui vi è stato detto dall'avvocato Fazio fino ad ora, e che poi disciplina le attività di ANAC, non è diritto penale, ma è diritto amministrativo. E lo spazio che lascia questa disciplina al penalista è uno spazio soltanto residuale. Quindi, a stretto rigore, diciamo, il mio intervento potrebbe essere davvero molto, molto contenuto se mi attenessi specificamente alla questione: cosa dice la normativa ANAC e qual è il punto di contatto che crea con il diritto penale. Questa mia, diciamo, sensazione di estraneità quasi paradossale in realtà lo è fino ad un certo punto, però, perché, come ormai io credo abbiate ben avvertito anche voi, ANAC è un'autorità preventiva rispetto al reato di corruzione. Il diritto amministrativo in questo caso svolge una funzione di prevenzione dei reati, mentre il diritto penale è un mondo diverso che si occupa di repressione dei reati, c'è una funzione punitiva, il diritto penale interviene dopo. L'ANAC e il diritto amministrativo intervengono prima per la prevenzione dei reati. E badate bene, nonostante appunto nella sua denominazione sia contenuto un riferimento allo specifico reato della corruzione, quando dico che l'attività di ANAC è finalizzata alla prevenzione dei reati, intendo dire che non riguarda soltanto la prevenzione del reato di corruzione, ma di tutta quella serie di condotte che in una maniera o nell'altra possano pregiudicare il perseguimento delle finalità a cui tende la pubblica amministrazione, quindi del buon andamento e dell'imparzialità. E quindi neanche soltanto i reati, ma condotte di vario genere che non siano qualificabili come reati, ma che comunque realizzino quel risultato negativo per la pubblica amministrazione. E si capisce quindi perché non c'è alcun paradosso nel fatto che la normativa di ANAC sia una normativa diversa da quella penalistica, perché attiene quindi al mondo della prevenzione. E d'altra parte il fatto che il legislatore abbia demandato la tutela di interessi che in ultima analisi sono poi demandati al diritto penale, l'abbia demandata al diritto amministrativo, risponde ad una esigenza e una proposta che tutti i penalisti più autorevoli, fin dai tempi di Mani Pulite, come vi ha ricordato già l'avvocato Fazio, hanno da sempre convintamente sostenuto. Cosa si era infatti avvertito in maniera più evidente all'epoca di Mani Pulite e si è poi riproposto nel 2012, quando poi è stata approvata la legge Severino,
con le ulteriori modifiche che ci hanno portato fino ai giorni nostri. Si era avvertito proprio che il codice penale e la fattispecie di corruzione da soli non bastano a realizzare quegli obiettivi che la corruzione diffusa e all'epoca da tutti percepita, quindi non solo da avvocati e magistrati che erano coloro che operavano sul campo, ma anche dalla collettività. Quindi gli obiettivi che questa corruzione diffusa imponeva e impone ancora oggi di realizzare, che sono obiettivi che vanno ben al di là della mera risposta punitiva e che impongono appunto di comprendere il fenomeno corruzione, la piaga della corruzione, per cercare di contrastarne le conseguenze. Conseguenze che sono ormai, come tutti sanno, a più livelli, perché la corruzione diffusa genera innanzitutto una conseguenza sul piano politico, intesa come crisi di fiducia nei confronti delle istituzioni, ma soprattutto genera delle conseguenze sul piano economico, al punto tale che diversi studiosi di queste materie sono arrivati a definirla come una sorta di tassazione impropria. Uno dei dati, anche se ormai risalente, non so quanto ancora sia attuale, rilevati nell'ambito di uno studio specifico relativo appunto alla dimensione economica delle conseguenze della corruzione, ha rilevato, per esempio, che la corruzione pesa per lo 0,1% sul PIL nazionale. Se ci pensate, quindi parliamo di cifre davvero molto molto elevate, e queste fanno riferimento non soltanto al valore, diciamo, delle tangenti, ma anche all'impatto che la corruzione genera per il fatto che per realizzarla spesso presuppone altro genere di reati. Per esempio, i falsi in bilancio, i reati tributari che servono come viatico per la creazione dei fondi neri che poi sono il mezzo per poter pagare le tangenti. Ovviamente il discorso su questi temi, che sono molto vicini, diciamo, a quello che è il mio ambito di competenze, potrebbe continuare molto a lungo, ma penso che se continuasse andrei fuori tema e la premessa diventerebbe troppo lunga. E quindi credo che basti questo veloce accenno per ritornare al punto da cui sono partito quando vi ho detto, cioè che davanti a questa situazione, già all'epoca di Mani Pulite, si avvertì l'esigenza di fare qualcosa che non fosse limitato soltanto alla risposta punitiva. E le proposte che all'epoca furono ipotizzate erano sostanzialmente due. La prima fu elaborata appunto dai principali artefici di quella fase storica che è stata Mani Pulite, e quindi dai pubblici ministeri da Vigo, Colombo, Greco e Di Pietro, e dagli avvocati che avevano, diciamo, assistito un maggior lotto di imputati nell'ambito di quelle vicende, quindi professor Federico Stella, Dominioni, Pulitanò e Massimo Di Noia, con cui tra l'altro io ho l'onore di condividere lo studio. Fu una proposta elaborata a Villa d'Este di Cernobbio che partiva da una constatazione. La constatazione era che la corruzione di fatto si basa su un elemento che per definizione la rende un reato difficile da accertare, e questo elemento è il patto d'acciaio che c'è tra il corrotto e il corruttore. È un patto d'acciaio perché evidentemente sono due poli di un accordo indissolubili, perché nessuno dei due può andare a denunciare l'altro, perché denunciando l'altro denuncerebbe anche se stesso. E allora fu elaborata una proposta che per certi versi poteva essere percepita anche come provocatoria, ma che in realtà era finalizzata soltanto appunto a consentire l'emersione del problema, che era quella di dire: diamo l'impunità a chi dei due, ovviamente a certe condizioni, cioè prima che sia iniziato il processo, denuncia l'altro. La logica sottesa a questa proposta era che evidentemente il pubblico ufficiale non si può fidare del corruttore nel momento in cui gli offre una somma, se sa che poi quella stessa persona un domani potrà andare in procura, ripensarci, quindi rivelare tutto senza pagarne nessun tipo di conseguenza. Questo spezza il patto tra corrotto e corruttore. Questo si era ipotizzato all'epoca. La seconda proposta era quella di potenziare alcuni rami dell'ordinamento, diversi dal diritto penale e maggiormente attrezzati rispetto al diritto penale, per la prevenzione della corruzione, quindi per intervenire prima.
Ora, il legislatore negli ultimi anni, e quindi a partire dal 2012, quando le vicende evocate prima dall'avvocato Fazio, tra cui Mafia Capitale, il MOSE e via dicendo, ha in qualche modo ripreso, come ha detto la stessa Paola Severino, all'epoca ministro, ha ripreso in qualche modo quelle proposte elaborate nei tempi di Mani Pulite. E infatti, che cosa ha fatto? Da un lato ha previsto una attenuante. Per chi l'ha prevista nel 2015, per la verità, nell'articolo 323 bis del codice penale, un attenuante per chi tra corrotto e corruttore, ovviamente prima che le vicende siano divenute conclamate per le autorità inquirenti, contribuisca all'accertamento dei fatti e degli autori, quindi sostanzialmente dica quello che sa e faccia venire fuori la corruzione. E in secondo luogo, questo appunto a partire dal 2012, potenziamento dell'attività di prevenzione e istituzione di ANAC e conferimento di tutti i poteri che via via fino ai giorni nostri le sono stati dati. Devo aggiungere per completare questa parte introduttiva che naturalmente anche se queste due proposte sembrano andare un po' sulla falsariga di quello che era stato ipotizzato all'epoca quando per la prima volta si pensò a come fare per contrastare il problema della corruzione, quindi le proposte di Villa d'Este di Cernobbio, siamo ancora ben lontani dall'attuare quelle idee, perché capite bene che un conto è dare l'impunità a chi tra due denuncia l'altro, e un conto è dare soltanto un attenuante. Per di più, nel 2012 e nel 2015 sono state pesantemente inasprite le pene per il reato di corruzione. E quindi quell'attenuante che già di per sé non ha una valenza definitiva al fine di disincentivare la corruzione è stata ulteriormente depotenziata da questo punto di vista, perché anche chi beneficiasse di quell'attenuante, date le pene altissime che ci sono oggi per la corruzione, da 6 a 10 anni per l'articolo 319 del codice, è più grave dal punto di vista della pena edittale e della violenza sessuale, per fare un esempio. Quindi anche con quell'attenuante chi va ad autodenunciarsi non evita la galera nel caso di condanna, non sta entro i limiti della condizionale. Comunque, visto che non è questa la sede per arrivare ad un giudizio definitivo sulla efficacia o meno sul piano penalistico e della prevenzione delle norme penali, ma noi dobbiamo parlare di ANAC, rimane il fatto che ANAC è nata sulla spinta di quelle idee, è nata con il proposito sicuramente lodevole di prevenire i reati. Ed è del tutto ovvio però che nel momento in cui la prevenzione non abbia funzionato, non sia stata efficace, quindi un reato sia stato commesso, la palla deve passare dal diritto amministrativo al diritto penale. E quindi adesso è il momento di vedere in che modo questa palla venga passata al diritto penale e di entrare più nel vivo del discorso che mi è stato chiesto di affrontare insieme oggi. Quali sono quindi le norme deputate a far sì che questo passaggio avvenga dal pubblico ufficiale sostanzialmente al pubblico ministero. La norma che ci dice come questo accade è una norma che preesiste a tutta la normativa ANAC e a tutte le norme amministrative di più recente conio, perché è una norma del codice di procedura penale, che è l'articolo 331 del codice di procedura penale, che ci dice appunto che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Questa è la norma generale e questa, come vedremo tra un attimo, è anche la norma che ha portato i penalisti, direi non solo quelli più illustri, ma un po' tutti, a dare un giudizio pesantemente negativo su alcune recenti riforme e anche sull'utilità di norme, quali quelle sul whistleblowing, eccetera. Perché questo? Perché il funzionario ANAC o comunque qualsiasi altro tipo di dipendente di una pubblica amministrazione che abbia, diciamo, un potere di intervento, che abbia determinate competenze, per il diritto penale, nella maggior parte dei casi, qualificabile già come pubblico ufficiale, come incaricato di pubblico servizio. E quindi non serve un incentivo normativo, come per esempio anticipando un tema di cui parleremo tra poco nel caso del whistleblowing, affinché denunci, perché c'è già un obbligo di farlo.
Ed è un obbligo talmente stringente che se non lo fa, commette un reato, perché il codice penale poi negli articoli 361 nel caso del pubblico ufficiale, 362 nel caso dell'incaricato di pubblico servizio, prevede appunto che il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio, che nell'esercizio delle sue funzioni abbia preso una notizia di reato, non la denunci, risponde lui stesso penalmente di uno specifico reato, che sono quelli, anzi, di specifici reati, che sono quelli che vi ho appena indicato. Questa norma generale in realtà poi è ripetuta in diverse altre norme, anche di più recente coniuga, però non fanno altro che ripetere la stessa cosa. Una è quella contenuta nel codice degli appalti all'articolo 213,6, che dice appunto che qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e se le irregolarità hanno rilevanza penale alle competenti procure. Questo è l'articolo del codice degli appalti, dell'ultima versione del codice degli appalti, ma come vedete non fa altro che ripetere quello che già dice il codice di procedura penale, quello che già diceva e dice da tempo anche il codice penale. Sono sempre la stessa cosa. Stessa cosa anche nel caso del decreto legge convertito numero 90 del 2014. Anche qui, andando a consultare questa norma, troverete un principio esattamente identico. Quindi una prima conclusione e una prima regola è che una modalità di passaggio di informazioni tra funzionari ANAC, ma più in generale tra pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio alla Procura della Repubblica è quella contenuta nel codice di procedura penale con le sanzioni previste dal codice penale. A fianco a questa modalità, come vi ho anticipato, recentemente è stata data molta enfasi a un'altra, forma di comunicazione, che è quella del whistleblowing. È una forma di comunicazione che riguarda anche l'argomento di cui si parla in generale nell'ambito di questi corsi, che voi state frequentando e nell'ambito delle tematiche di cui ci stiamo occupando oggi. Perché? Perché anche nell'ambito dei contratti pubblici, ovviamente, può insorgere, un problema di comunicazione di una notizia di reato. Si apprende una notizia di reato, si pone il problema del se denunciarlo o no. È del tutto ovvio però che per chi sia dipendente di una pubblica amministrazione questo problema ha un senso se e solo se quella persona non sia già un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio. E questo è un novero di persone che nell'ambito della pubblica amministrazione, secondo i criteri interpretativi della Corte di Cassazione penale, riguarda un novero molto ristretto di persone. Davigo, in alcuni commenti molto pesanti su questa normativa, molto pesanti, significa che ha detto che non serve a niente, l'avete letto sul Corriere della Sera, mi pare, anche di recente, si è spinto fino al punto di dire tolti gli autisti e i trasportatori. È ovvio che non è così drastica la distinzione, non è così residuale la categoria cui si riferisce questa normativa, però sicuramente è una categoria di persone molto ristrette. La normativa sul whistleblowing, come sapete, è stata introdotta appunto la prima volta con la legge Severino, che è la matrice di tutte le disposizioni più recenti in tema di anticorruzione, che ha appunto introdotto l'articolo 54 bis nel decreto legislativo 165 del 2001. Nella sua formulazione originaria, questa norma prevedeva già l'impalcatura di quella che è la tutela data al whistleblower. Qual è l'impalcatura? Io ti incentivo a denunciare e ti incentivo garantendoti sostanzialmente che tu, pubblico dipendente, non andrai incontro a conseguenze ritorsive da parte, ovviamente, dell'amministrazione presso cui presti servizio. E il limite di questa tutela era dato, ed è dato ancora oggi, come vi dirò tra pochi minuti, era dato ovviamente dal fatto che tu però non stia commettendo calunnia o diffamazione. È del tutto ovvio, se si tratta di una calunnia non ti si può dare alcuna tutela. Ci
I commi successivi introdotti all'epoca erano tutti finalizzati a realizzare questo obiettivo, cioè rendere effettiva la tutela e rendere effettivo l'incentivo a chi denunciasse, e quindi ruotavano intorno ad un'idea di fondo: tanto più sarà effettiva la tutela, quanto più io potrò garantire alla persona che effettua la denuncia, io direi l'anonimato, anche se poi secondo alcune interpretazioni di Cantone ci sono delle sottilizzazioni, e quindi lui dice no, non è anonimato, è riservatezza. Comunque meno si sa chi sei, è ovvio che più sei tranquillo e sei tutelato. Quella norma però poneva tutta una serie di problemi, a cominciare già da quello più elementare, dal problema basilare, cioè chi sono i dipendenti pubblici tutelati? Vi faccio un esempio: solo coloro che lavorano direttamente per la pubblica amministrazione o anche quelli che lavorano con la pubblica amministrazione solo saltuariamente dall'esterno, per esempio i consulenti esterni che hanno un rapporto occasionale di lavoro con la pubblica amministrazione? I dipendenti degli enti pubblici economici erano tutelati o non erano tutelati? Ora, recentissimamente, alla fine del 2017, è intervenuta una riforma di queste disposizioni che si è fatta carico prima di tutto di chiarire e di risolvere questo preliminare problema. E oltre a questo, si è fatta carico anche di inserire e di prevedere una tutela del whistleblower nel settore privato. Anche questo è un tema che, se ci pensate, riguarda l'argomento generale di cui ci stiamo occupando oggi e di cui voi state ascoltando e ascolterete ancora nelle prossime lezioni. Perché, per quello che vi ho detto prima, se secondo, non soltanto secondo me, ma secondo la maggior parte di quelli che si sono occupati di questa materia, residuale l'ipotesi che il whistleblowing possa trovare un'effettiva applicazione rispetto ai dipendenti pubblici, forse è meno residuale che il whistleblowing possa trovare un'effettiva applicazione nei confronti dei privati. Perché nell'ambito delle imprese private che lavorano con la pubblica amministrazione è più facile che ci sia qualcuno che, venendo a conoscenza di notizie di reato, possa essere incentivato senza avere l'obbligo di essere pubblico ufficiale, no? Mentre i dipendenti pubblici sono molto spesso pubblici ufficiali e quindi hanno già l'obbligo, e per loro il whistleblowing è residuale, non c'è nessun obbligo per il privato di denunciare dei reati, quindi loro sì che avrebbero motivo di essere incentivati. E di questo si è fatta carico la recente normativa, che ha inserito una tutela anche per loro, prevedendo degli obblighi inseriti nel decreto legislativo 231 del 2001. Inoltre è stato stabilito che la segnalazione di queste problematiche costituisca giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio professionale scientifico e di violazione dell'obbligo di fedeltà nei confronti dell'imprenditore. Ora, in che modo è stato meglio definito l'ambito dei destinatari di questa disciplina nel contesto pubblico? Sono stati individuati con precisione chi sono. È stata individuata con più precisione la nozione di dipendente pubblico, in maniera tale che oggi, nell'ambito di questa definizione, per il dettato normativo, che quindi ha superato tutta una serie di problemi interpretativi, perché l'ha detto già il legislatore, in questo ambito rientrano sicuramente i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ma anche il personale in regime di diritto pubblico, come per esempio i magistrati, i dipendenti delle forze dell'ordine, i procuratori dello Stato e via dicendo. Vi rientrano sicuramente anche i dipendenti degli enti pubblici economici, problema che prima si era posto e non si sapeva se dovesse essere risolto in maniera affermativa o negativa. Vi rientrano anche i dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, che sono sostanzialmente poi le società controllate e le società collegate. E vi rientrano anche i lavoratori delle imprese fornitrici di beni e servizi, volgarmente i consulenti esterni che però lavorino a contatto con la pubblica amministrazione. Definito l'ambito dei soggetti destinatari o beneficiari di questa tutela, è caduto un pezzo, non fa niente, si sente lo stesso? Definito l'ambito dei soggetti destinatari di questa tutela, la norma si è fatta carico anche di individuare meglio le modalità di tutela. Queste modalità di tutela
Io le ho un po' riassunte per punti, anch'io mi riservo ovviamente di fornire del materiale che magari potrebbe interessarvi, sia sotto forma di slide, sia sotto forma di una relazione più discorsiva. Comunque, queste tutele quali sono? Nel caso in cui venissero attuate delle misure discriminatorie, che appunto la normativa sul whistleblowing vieta per incentivare le denunce, il whistleblower lo comunica all'ANAC. L'ANAC sostanzialmente può avviare un'attività istruttoria per verificare se sia vero o meno che sono state applicate delle misure ritorsive nei confronti del denunciante e a quel punto, se accerta che queste misure ritorsive o discriminatorie sono state attuate, può comminare una sanzione che può arrivare fino a 30.000 euro. Ancor più elevata è la sanzione nel caso in cui la pubblica amministrazione non si sia dotata di procedure idonee a consentire una denuncia che segua un percorso che garantisca l'anonimato e la riservatezza. Queste procedure, ANAC si è riservata di dettagliarle e di pubblicarle, non le ha ancora dettagliate e pubblicate, dovranno prevedere una forma di crittografia, tutta una serie di garanzie, ma non sono ancora state diffuse e direi quindi che fino a che non verranno emanate quelle linee guida, varranno le indicazioni date dalla stessa ANAC e reperibili sul suo sito, per cui attualmente le denunce vanno effettuate attraverso un modulo reperibile online, fisicamente inoltrato al presidente di ANAC, che avvia quindi un'istruttoria destinata a concludersi entro 120 giorni. Un'altra garanzia data al dipendente pubblico che denunci reati è quella dell'inversione dell'onere della prova. Cioè, se questo dipendente dice guarda che io ho denunciato un reato ma sto subendo delle ritorsioni, è la pubblica amministrazione a dover dimostrare che effettivamente, ovviamente si parte da un dato di fatto, non è che io posso andare a dire subisco delle ritorsioni se non c'è per esempio un demansionamento, un cambio di qualifica, però partendo dall'esistenza di questo dato di fatto sarà poi la pubblica amministrazione a dover dimostrare che questo cambiamento allegato dal pubblico dipendente non sia dipeso da una ritorsione, ma da ragioni invece diverse e giuridicamente legittime. Gli atti ritorsivi, una volta accertati, ci sono problemi? Forse questo qua non è. Si sente bene? Si è un po' rotto. Si sente bene anche questo? Va bene, ma no. Dicevamo, gli atti ritorsivi, una volta che siano stati accertati come ulteriore garanzia, sono considerati nulli. Il licenziamento, qualora sia intervenuto e sia appunto sempre una conseguenza di queste iniziative assunte, è nullo. E la tutela, anche secondo la nuova versione di questa norma, però incontra il limite della calunnia e della diffamazione, cioè se si accerta con una sentenza di primo grado, però, quindi non serve la sentenza passata in giudicato, però non basta neanche la denuncia, se si accerta che quella segnalazione sia stata una segnalazione calunniosa o diffamatoria, allora cade la tutela. Io su questo faccio soltanto una piccola parentesi, qua stiamo parlando però di segnalazioni non semplicemente infondate, questo lo dico guardando il lato della pubblica amministrazione e quindi di chi viene denunciato. Il denunciante, diciamo, non va incontro a conseguenze solo per il fatto di aver fatto una denuncia infondata. Bisogna che sia una denuncia che presenti i crismi quantomeno della calunnia e della diffamazione, che è qualcosa di diverso e quindi una tutela ancora più ampia data al dipendente. Ulteriore problema di cui si era parlato all'epoca in cui per la prima volta la normativa sul whistleblowing si era affacciata nel nostro ordinamento e di cui si continua a parlare e cerca di risolvere. Ha cercato di risolvere il legislatore nel 2017, è quello di come contemperare però le esigenze della riservatezza del denunciante con il diritto di difesa del denunciato. Perché una segnalazione fatta attraverso il whistleblowing ovviamente può sfociare
in diverse conseguenze e in diversi procedimenti. Se sfocia in un procedimento penale, dice oggi il legislatore, come tuteliamo, come contemperiamo queste due esigenze? Dice il legislatore attuale, si applicherà l'articolo 329 del codice di procedura penale. Lo vediamo tra un attimo che significa. Se sfocia in un procedimento davanti alla Corte dei Conti, allora il denunciante rimane riservato, anonimo, fino alla conclusione della fase istruttoria, poi non è più anonimo, non è più riservato. Se sfocia in un procedimento disciplinare, nei confronti del denunciato, ovviamente, vengono distinte due ipotesi. La prima è che la contestazione fatta dal whistleblower sia fondata su elementi ulteriori rispetto alla segnalazione del whistleblower. Allora, in questo caso, il whistleblower rimane comunque riservato. Se invece a carico del denunciato c'è solo la parola del whistleblower, allora si pone un problema, che il legislatore risolve in questo modo. Ti dirò chi ti ha denunciato a due condizioni. Primo, che sia assolutamente necessario ai fini della tua difesa. E secondo, che il denunciante acconsenta. Capite bene che questi però sono problemi che in concreto sono molto importanti. Perché intanto a me viene da chiedermi, ma chi lo stabilisce se io, che sono un dipendente magari apicale di una pubblica amministrazione, vengo denunciato da una persona fino ad oggi anonima, no? E ho una conseguenza disciplinare che per me può pesare molto, ovviamente preoccupa di meno di un procedimento penale, chiaramente, però un procedimento disciplinare incide sulla tua carriera. Allora io voglio sapere chi mi ha denunciato, e se c'è solo la sua parola voglio sapere quantomeno chi è questa persona. E chi lo stabilisce se conoscere quel nome è assolutamente necessario alla mia difesa? Sarò ben io che lo devo sapere se è assolutamente necessario alla mia difesa. Questo non è detto, dice solo se è assolutamente necessario alla sua difesa. Bisogna capire chi lo stabilisce, e secondo, se quello lì acconsente. Se non acconsente, questi sono problemi che ovviamente restano aperti e quindi portano con sé una domanda ovvia. La tutela, la normativa attuale così com'è, è effettivamente in grado da un lato di tutelare il whistleblower e dall'altro di contemperare le esigenze di difesa? A mio modestissimo parere la risposta è sicuramente negativa, e lo dico facendo riferimento questa volta al mio ambito di competenze. Vi ho detto prima che per il procedimento penale il legislatore dice, guarda caro whistleblower, stai tranquillo, perché se tu denunci un fatto di reato, sarai garantito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Questa è una specificazione del tutto inutile, perché l'articolo 329 del codice di procedura penale preesisteva a questa indicazione data da ANAC. È sempre esistito l'articolo 329 del codice di procedura penale. E che cosa dice? Dice un principio generale della procedura penale, cioè che le indagini sono segrete, no? Quindi non ci serviva il legislatore per dirci che fino a che l'indagine rimane segreta, naturalmente non lo so nemmeno io che sono l'indagato, a maggior ragione non conoscerò chi mi ha denunciato. Ma non supera il fatto che nel momento in cui l'indagine è conclusa vale un principio diverso nella procedura penale, vale il principio della discovery, cioè la prima garanzia che tu devi dare ad una persona accusata è quella di conoscere tutto quello che c'è a suo carico. Quando tu ti cominci a difendere devi sapere che cosa c'è contro di te, e una delle prime cose che interessano normalmente è sapere chi mi ha denunciato. Quindi nel momento in cui si passa dalla fase delle indagini alla fase successiva, questa garanzia di riservatezza che è stata, come dire, proposta, messa in evidenza nella recente norma sul whistleblowing, viene necessariamente meno. Non può essere diversamente, perché il processo penale non può sacrificare la sua natura ad esigenze di riservatezza del whistleblower. Io sono accusato di un reato, normalmente molto grave, perché poi i reati di cui normalmente un whistleblower può portare a conoscenza la procura sono reati contro la pubblica amministrazione, che sono nella maggior parte dei casi dei reati molto gravi. Pensate solo a quello che vi ho detto prima, la corruzione, con le pene che sono state previste adesso, va da 6 a 10 anni senza aggravanti, e
E quindi è del tutto ovvio che io devo difendermi bene, devo sapere chi è la persona che è venuta a denunciarmi, prima di tutto. E quindi cade con il superamento della fase delle indagini, quindi è una garanzia inefficace per il whistleblower, per esempio. Ma cade ancor prima proprio per il fatto che io vi ho detto, e cioè che sono reati gravi che normalmente possono comportare l'applicazione di misure cautelari personali. Cioè si rischia di essere arrestati, e in quel caso lì la tutela di chi è finito in galera è ovviamente anticipata, no? E quindi è anticipato il momento della discovery. Quando un cliente finisce in galera, l'avvocato la prima cosa che fa normalmente è fare il riesame, andare a vedere le carte, ma comunque gli viene consegnata l'ordinanza, ci sono scritte queste cose, ci sono gli atti alla base dell'arresto, e tra quelli non può non esserci anche la denuncia. E quindi questa tutela è destinata necessariamente a venire meno. Ecco perché, anche perché, vi ho detto prima, per fare un nome illustre, Davigo dice queste norme, dal mio punto di vista, lui lo dice, da questo punto di vista non servono a niente. Come vi ho detto, un'ulteriore novità che in qualche modo riguarda anche le tematiche di cui noi stiamo parlando è però l'inserimento, la previsione di una tutela anche da parte del denunciante privato, cioè spesso della controparte della pubblica amministrazione. Vi ha detto prima l'avvocato Fazio che secondo vari studi anche internazionali eccetera c'è una percezione diffusa per cui i contratti pubblici sono un terreno in cui genera facilmente la corruzione. Nei contratti pubblici la controparte della pubblica amministrazione sono i privati. Se i privati sono incentivati a denunciare, ecco che il tema del whistleblowing nell'ambito del discorso che stiamo facendo diventa un discorso attuale. Come viene tutelato? Questo è un argomento che vi riferisco solo per accenni, perché mi pare di capire che sia meno rilevante questa parte della disciplina rispetto anche alle vostre professioni. Comunque viene tutelato mediante la previsione di una serie di garanzie e di presidi da inserire nel modello 231, e quindi divieto di atti di ritorsione o discriminatori, specifici canali di segnalazione degli illeciti devono essere previsti nel modello 231, sanzioni per coloro che violano la tutela del segnalante, e all'opposto per i segnalanti che fanno segnalazioni con dolo o colpa grave. Nullità del licenziamento ritorsivo e delle altre misure discriminatorie. L'oggetto delle segnalazioni può riguardare sia le condotte illecite rilevanti ai sensi della 231, quindi quelle per cui l'ente risponde a titolo di reato, sia le violazioni del modello di organizzazione e di gestione dell'ente. Naturalmente anche in questo caso non sono mancate le critiche di incompletezza e di inadeguatezza a questa normativa. Una prima lacuna riguarda l'oggetto: sono solo i reati per cui risponde anche l'ente, oppure sono anche delle violazioni di natura diversa e preventive rispetto alla commissione di reati? A questo il decreto non dà risposta, ma la conclusione più rispondente al tema della normativa e alla sua ratio è che siano anche le violazioni minori, non soltanto quelle per cui l'ente risponde a titolo di reato. A chi va fatta la segnalazione? Questo il decreto non lo dice, la segnalazione però a rigore di logica andrebbe fatta all'organismo di vigilanza all'interno dell'impresa, il che però poi pone un problema ulteriore. Come fa l'organismo di vigilanza a tutelare anche in quel caso la riservatezza del denunciante nell'ambito delle imprese private, dove manca qualsiasi tipo di riferimento alle modalità con cui devi garantire la riservatezza? Questi sono tutti problemi che restano aperti, ma restano aperti a fianco ad un problema principale, perché, come probabilmente tutti voi saprete, il decreto 231 del 2001, l'adozione di questo decreto è un'adozione facoltativa, le imprese non sono obbligate a dotarsi del modello, e quindi in ultima analisi per le imprese private la tutela del denunciante è limitata soltanto a quei fortunati, tra virgolette, dipendenti di imprese magari di maggiori dimensioni che si siano dotate di questo modello, ed è rimessa poi all'iniziativa dell'imprenditore.
perché è l'imprenditore che decide di adottare il modello e quindi una volta che si dota del modello deve rispettare anche queste indicazioni. Ma se non si dota del modello non ci sono queste indicazioni, non c'è la tutela per il privato denunciante. Quali sono le differenze rispetto alla tutela del whistleblower pubblico? È che nel caso del denunciante privato la sua denuncia si deve fondare su elementi di fatto precisi e concordanti. Questo è molto importante se ripensate a quello che vi ho detto prima. Cioè il fatto che una notizia di reato semplicemente infondata contro un pubblico ufficiale o un dipendente di una pubblica amministrazione non genera conseguenze, almeno stando a quello che la norma dice, nei confronti del whistleblower nell'ambito del pubblico. Nel privato è richiesto un qualcosa in più, almeno a livello normativo. Io per denunciarti devo fare riferimento ad elementi di fatto precisi e concordanti. Di là il limite è la calunnia, però devi fare la denuncia e tutto il resto. Di qua c'è uno sbarramento a monte, devi avere elementi precisi e concordanti, se no non hai la tutela. Allo stesso modo poi ci sono differenze che vi ho già accennato sul piano delle modalità di tutela della riservatezza. Io su questa tematica mi fermerei qua perché sennò poi si rischia di andare fuori tema. Ricollegandomi invece all'argomento centrale, fino ad ora attraverso i riferimenti al codice di procedura penale, al codice penale e anche alla normativa sul whistleblower abbiamo visto come funziona il canale informativo da ANAC e più in generale dalla pubblica amministrazione verso la Procura della Repubblica. Caricati di pubblico servizio e pubblici ufficiali obbligati a riferire, dipendenti pubblici facoltà di riferire con tutela garantita dalla normativa sul whistleblower. È così che si passa dalla pubblica amministrazione alla Procura della Repubblica. Esiste anche un canale inverso per cui la Procura a sua volta fa confluire verso ANAC determinate informazioni che possano servire ad ANAC per la realizzazione delle sue finalità? Esiste dal 2015, è una norma di attuazione del codice di procedura penale che dice che il pubblico ministero, quando esercita l'azione penale per una serie di delitti che sono quasi tutti quelli contro la pubblica amministrazione, informa il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione dando notizia dell'imputazione. Quindi anche il pubblico ministero alla luce di questa norma è tenuto ad informare ANAC e sono quindi raddoppiati attraverso questa norma i canali informativi. Quelli da ANAC alla procura li abbiamo visti, quelli della procura ad ANAC risiedono in questa norma. Nel 2016 ANAC che cosa ha fatto? Ha approvato un accordo quadro da sottoporre alle procure in cui sono previsti ulteriori e più specifici obblighi, con la precisazione che però questi sono, se ha un senso dirlo dal punto di vista logico, sono degli obblighi solo eventuali, perché la procura ci si assoggetta solo volontariamente, cioè solo se aderisce all'accordo proposto da ANAC, no? I contenuti di questi accordi sono indicati nell'articolo 3 appunto dell'accordo quadro previsto da ANAC, sono sostanzialmente una ripetizione di quello che già uno si potrebbe aspettare, cioè il pubblico ministero comunica del rinvio a giudizio eccetera eccetera, lo comunica al presidente di ANAC, è prevista anche una facoltà da parte della procura di chiedere pareri ad ANAC. Il punto però qual è? Che mentre i funzionari ANAC e i funzionari pubblici nel momento in cui non ottemperano al loro obbligo di comunicare le notizie di reato, come vi ho detto all'inizio, commettono un reato e quindi quell'obbligo è un obbligo stringente, nel momento in cui è la procura a disattendere questa tipologia di obblighi non va incontro ad un'analoga conseguenza. Il procuratore non commette un reato se non va a riferire al presidente di ANAC. Al limite, credo, ne potrà rispondere sul piano disciplinare, ma non dubito che una problematica del genere si porrà mai. Cosa fa ANAC una volta che ha ricevuto comunicazioni da parte della Procura della Repubblica? Nell'ambito dei contratti pubblici viene in considerazione l'articolo 32 del decreto legge del 2014. Se si verte nel contesto di un contratto pubblico, ANAC può attivare le facoltà che gli riconosce questo articolo e che consistono
nella possibilità di adire il prefetto e sostanzialmente chiedergli la rinnovazione degli organi sociali dell'impresa coinvolta nell'appalto e limitatamente al periodo dell'esecuzione dell'appalto. Oltre a questo, ovviamente, per le proprie finalità che vi sono state illustrate prima dall'avvocato Fazio, ANAC può svolgere autonome attività ispettive, no? Problema che si pone rispetto a quello che a me interessa è: una volta che ANAC ha fatto le sue ispezioni e le sue attività, che valenza hanno queste ispezioni e queste attività nell'ambito di un procedimento penale per le stesse questioni? Di questo problema si fa carico da sempre l'articolo 220 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, che è la norma che riguarda in generale appunto l'utilizzabilità degli atti compiuti in ambito ispettivo e di vigilanza amministrativa, e ci dice che in questo ambito, quando siano emerse nell'ambito di questa attività, quando siano emersi indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice, cioè del codice di procedura penale. Questo che significa però? Significa che se il pubblico ufficiale ha in qualche modo anche i crismi dell'agente di polizia giudiziaria, allora nulla questio. Se non ce l'ha, deve passare la palla al pubblico ministero, deve fare comunque in maniera tale che quelle attività siano compiute dalla polizia giudiziaria. Vi devo però aggiungere che normalmente nell'ambito dei procedimenti penali, diciamo che non voglio dire che ci sia manica larga a far entrare lo stesso le attività compiute in sede di vigilanza rispettiva, però in qualche modo entrano, ed entrano come documenti, e l'unico problema che si pone è sull'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte. Perché per le dichiarazioni raccolte nel procedimento penale è necessario seguire tutta una serie di formalismi che nell'ambito delle attività ispettive, ecco, io credo che un avvocato avrebbe buon gioco ad eccepire che siano state rispettate. A maggior ragione se si tratta di dichiarazioni raccolte dal diretto interessato, cioè da quello che poi è finito sotto processo. Ora, l'ultimo tema che io tratto, e lo tratto anche perché appunto è un tema che l'avvocato Fazio ha un po' anticipato e mi aveva chiesto di trattare, ma è molto veloce, è: che succede in caso di violazione delle linee guida da parte di ANAC? Chi viola queste linee guida dettate da ANAC, ovviamente sul presupposto che lui sia il destinatario delle linee guida e via dicendo, e che sia quindi anche un pubblico ufficiale, no? Che tipo di reato commette? Io, su suggerimento, devo dire, ho affrontato, ho valutato questa questione sotto il profilo dell'abuso d'ufficio. Perché questo? Allora, intanto vi dico subito una cosa: che se questa disapplicazione delle linee guida dipende dal fatto che, almeno per quanto mi è parso di capire, sono spesso un po' contorte, complicate, è una normativa giovane, se dipende da un errore, allora io credo di potervi subito escludere che si tratterà di una condotta che possa avere rilevanza penale, perché l'errore è una categoria della colpa e i reati contro la pubblica amministrazione sono reati dolosi, e quindi se io l'ho disapplicata perché ho sbagliato, ne risponderò in altra sede, ma di sicuro non in ambito penale. Se l'ho disapplicata invece con dolo, allora ha più senso porsi la questione. Se la esaminiamo nell'ottica dell'abuso d'ufficio, è un collegamento ideale che nasce dal fatto che l'abuso d'ufficio è una fattispecie che porta in sé come elemento di fattispecie proprio la violazione di legge o di regolamento. La norma, come vi ha ricordato l'avvocato Fazio, prevede che la condotta, oltre ad essere accompagnata da una serie di requisiti, consista proprio in una violazione di norme di legge o di regolamento. Allora, commetto l'abuso d'ufficio? A me pare di poter dire di no, proprio guardando a questi due elementi. Primo, perché le linee guida ANAC evidentemente non sono leggi. Le leggi le fa il Parlamento e ai fini della rilevanza ex articolo 300 dell'abuso d'ufficio possono venire in considerazione anche le leggi regionali o delle città, delle province autonome, ma di sicuro non ANAC non fa le leggi, insomma è banale come questione, penso che la possiamo superare velocemente. La questione è: sono regolamenti? Allora, l'avvocato Fazio prima ha fatto una distinzione che a me era sfuggita. Ci sono quei decreti ministeriali che sono adottati su proposta o su spinta di ANAC,
che sono già equiparati per interpretazione condivisa ai regolamenti della 400 dell'88. Allora, in quel caso possono assumere rilevanza ai fini dell'abuso d'ufficio. Ma non parliamo più di una violazione, però mi permetto di sottolineare, di una linea guida ANAC, perché parliamo di una violazione di un decreto ministeriale. Altrimenti non si ricade mai nell'ipotesi di regolamento. Non si ricade mai nell'ipotesi di regolamento perché nel diritto penale vige il principio di riserva di legge e del divieto di analogia, e evidentemente se non puoi applicare l'analogia, un conto è una linea guida e un conto è un regolamento. Tutte le differenze nella sostanza ve la spiegate, ve la ricordate l'avvocato Fazio. A quello che vi ha detto l'avvocato Fazio mi permetto di aggiungere, anzi soltanto di sottolineare una cosa che lui ha già indicato: il Consiglio di Stato ha peraltro detto che questo tipo di linee guida sono equiparabili dal punto di vista della valenza normativa a delle circolari, mi pare di ricordare. Quelle non vincolanti, certo, e comunque la loro violazione ricadrebbe nell'ambito dell'eccesso di potere, ed è pacifico per la giurisprudenza penale che l'eccesso di potere è una tipologia di condotta e di conseguenza della condotta illecita in ambito amministrativo che esula dall'ambito dell'abuso d'ufficio, così come le circolari esulano dall'ambito delle violazioni di norme di legge e di regolamento rilevanti per integrare l'abuso d'ufficio. Io con queste ultime considerazioni riterrei esaurito il mio intervento, a meno che non ci siano richieste di precisazioni da parte vostra dell'avvocato Fazio. Direi che, correggimi se sbaglio, ma lo stesso principio può essere applicato anche al precontenzioso. Quindi nell'ipotesi in cui colposamente la pubblica amministrazione non si uniformi a un parere di ANAC, che da questo punto di vista può essere considerato qualcosa di molto vicino a una linea guida, se non c'è dolo sicuramente non si ricade nell'ambito dell'abuso d'ufficio. Adesso dovrei fare uno sforzo di fantasia per pensare ad altre ipotesi di reato colpose, ma non contro la pubblica amministrazione. Però la regola è che, appunto, se non ci si adegua per errore, si sta sbagliando qualcosa e quindi si sta tenendo una condotta colposa. Prego. È una materia molto appassionante e conosco chiarezza espositiva. Per quanto riguarda l'abuso d'ufficio e per quanto riguarda in particolare il dolo intenzionale, mm-hmm. l'intenzionalità del dolo, vengo alla questione concreta. Regola, non siamo dei confronti che prendiamo mazzette, più delle volte siamo alla ricerca dell'interesse pubblico. Allora le volevo chiedere un pizzico di attenzione su questo aspetto del dolo intenzionale. Allora il dolo intenzionale, adesso avevo sotto gli occhi la norma, pensavo. Allora, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio. Intanto significa, allora, io penso che la questione sia velocemente, cioè la si possa risolvere velocemente a monte, perché noi dobbiamo partire dal presupposto che questi sono reati contro la pubblica amministrazione, no? L'abuso d'ufficio, che tra l'altro è una fattispecie residuale, perché dice salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiude tutta una serie di norme precedenti che vanno a punire condotte più specifiche. Questa qua chiude il cerchio. Ma questa norma e tutte le altre sono reati contro la pubblica amministrazione, per cui nel momento in cui, se non intendo male la domanda, altrimenti le chiedo di precisarla, nel momento in cui io agisco per la pubblica amministrazione, scegliendo il soggetto economico che nel mio modo di valutare le cose è il più vantaggioso per la pubblica amministrazione, è ovvio che il problema è risolto a monte. Nessuno ti potrà mai dire che tu per favorire, che tu hai fatto qualcosa contro la pubblica amministrazione. Viene il dolo, viene meno a monte. È chiaro che però
la sua domanda potrebbe aprire uno scenario molto ampio in termini concreti, come lo provi, come non lo provi. Questo è tutto un altro discorso, però la direzione di questa norma è proprio quella di punire le condotte che vadano a favorire i terzi, non la pubblica amministrazione. Se io non capisco male la sua domanda, lei mi dice: io svolgo un'attività che per definizione, quando la svolgo bene ovviamente, è orientata a fare il meglio per la pubblica amministrazione, quindi porta già in sé, nella sua natura, un fine di vantaggio verso un polo del contratto, che è la pubblica amministrazione, però. E allora non è più un reato contro la pubblica amministrazione, non è proprio un reato. Perché se manca questo elemento non è un reato, men che meno potrebbe essere un reato contro la pubblica amministrazione, per definizione. Un esempio chiaro si può fare. Ecco, sentiamo, magari mi aiuta. Nei tempi di gossip, no? Era molto evidente che in tante circostanze, per soprattutto piccole pubbliche amministrazioni, accedere a servizi o forniture, quando io ho forniture attraverso gossip, era più oneroso. Non farlo attraverso altri canali, quindi era dimostrabile il rendimento di un vantaggio, sicuramente un vantaggio economico per l'amministrazione. Ma infatti quello che dice lei è assolutamente corretto, se noi ovviamente adesso ci astraiamo dal caso concreto, ma è assolutamente corretto nel momento in cui dice era più dimostrabile. È un problema di prova, non è un problema di sostanza. Cioè, nella sostanza, se noi poniamo una domanda astratta, se io faccio qualcosa per favorire la pubblica amministrazione, poi è del tutto ovvio, bisogna vedere come la faccio, nel senso che, te faccio un esempio, ci sono tante ipotesi in cui la procura ti contesta la corruzione e tu ti difendi dicendo: ma quale corruzione? In realtà c'è stato... Quello è una situazione patologica diversa, però se noi prescindiamo dai casi concreti e ci poniamo il problema dicendo... Io lavoro per definizione per la pubblica amministrazione, no? Sono già le norme costituzionali che orientano la mia condotta al conseguimento di un fine di buon andamento, eccetera, eccetera. Allora ricadiamo proprio in una categoria diversa da quella del reato. Il reato è chiaramente orientato a punire chi indebitamente e nella maggior parte dei casi dietro remunerazione favorisce l'esterno. Questo mi sento di dire per rispondere alla sua domanda. È chiaro che più si fanno esempi, più si va in una casistica concreta, più il ventaglio di risposte si potrebbe allargare a dismisura, però il nucleo essenziale di tutte le risposte è e resterà sempre questo. Discrezionalità tecnico-amministrativa c'è sempre nell'interesse pubblico. Io in questi casi sarei portato a non ravvisare una fattispecie di reato, però... Allora, io personalmente devo dirle, allora, qualche processo, alcuni anche abbastanza rinomati di corruzione, personalmente li ho anche seguiti, in cui appunto c'erano vicende che un po' ricordano quello che lei mi sta dicendo. Mi riferisco al caso del commissario che prende la mazzetta. Esatto, ma infatti il punto è proprio quello. C'è stato un processo, c'è stato un processo che era stato sulla stampa per tanto tempo, che si è concluso recentemente, con l'assoluzione, dove si diceva: guarda che lì c'era una commissione tecnica che è andata a valutare una serie di offerte. E i commissari, secondo me, diceva il pubblico ministero, le hanno valutate male, perché è stata favorita un'impresa che secondo il pubblico ministero non doveva essere favorita, infatti l'ipotesi era la corruzione. Per provare la corruzione, visto che c'era stata una valutazione anche esterna di una commissione nominata dalla pubblica amministrazione, il pubblico ministero contestava l'attività di quei commissari. Però badi bene, quei commissari non li ha mai contestato nessun reato. Ha capito che le voglio dire? Cioè, un conto è, cioè, la valutazione in sé, anche se fosse sbagliata, non è un reato. Se io sbaglio una valutazione, anche da commissario esterno, non commetto un reato. Se io la sbaglio deliberatamente per avvantaggiare il privato o perché magari sono dal lato del pubblico ufficiale corrotto, è discorso del tutto diverso. Però lì ricadiamo nel concorso nella corruzione, cosa che per esempio nel processo a cui ho fatto riferimento senza menzionarlo non era stata contestata a nessuno degli esterni, no?
che erano comunque dal lato della pubblica amministrazione, perché erano stati nominati dalla pubblica amministrazione. Quello era stato uno dei tanti argomenti della difesa. Ma se tu, pubblico ministero, stai dicendo che tutte quelle attività sono marce, i primi, i secondi a fianco dei pubblici ufficiali che dovevi chiamare a rispondere di corruzione sono questi, perché loro sono stati lo strumento per conseguire quell'obiettivo, e invece non è mai chiamato nessuno. Quindi quello che dice lei è vero, però è tanto vero che a me non vengono esempi di casi in cui non si sia anche ipotizzato un concorso nel reato di quelle persone. Quindi o ipotizzo che loro siano in concorso, collusi con uno dei due poli della corruzione, e quindi col pubblico ufficiale o con il privato, oppure mi lamenterò del fatto che non hanno lavorato bene, ma il fatto di non aver lavorato bene di per sé non è un reato. Ai fini di nessuna norma, mi verrebbe da dire, su due piedi, poi però magari ripensandoci meglio. Questo è. Sì. Sì. Ma l'ipotesi, cioè, non è sempre e soltanto, certo, infatti, il punto è questo. ...353 bis, che ce l'ho qua. Allora, no, io ho capito la cosa che le chiede, anche se, allora, devo dire una cosa, non vorrei che le cose che ho detto portino a polarizzare tutte le ipotesi che si possono fare solo sul concetto di corruzione. Esistono una serie di altri reati, come lei stesso ha ricordato, che sono reati di pericolo. Per esempio la turbativa d'asta, in generale, adesso nella sua formulazione classica, è un reato di pericolo e viene ancorata al fatto che il pubblico ufficiale, per definizione, svolge un'attività, come ha detto prima la persona che è intervenuta, e deve essere professionalmente orientata al bene della pubblica amministrazione. Per cui se si tiene una condotta che mette in pericolo anche soltanto quel fine, in alcuni casi, per scelta legislativa, la tutela è anticipata alla fase del pericolo. Ma anche in quel caso è una condotta accompagnata da dolo. Quando lei dice "se io non ho preso soldi", lei fa riferimento a un problema diverso dal dolo, che è il movente. È nella consapevolezza di far qualcosa che non devi fare. Ma come si fa a
Beh, in concreto si guardano, cioè in concreto le possibilità sono le più svariate, ovvio che dipende da fattispecie a fattispecie, dipende da gara a gara, dipende da chi è intervenuto nell'ambito di quella gara, dalle norme che la disciplinavano. Questo è un problema di prova che purtroppo cioè, da parte dal punto di vista degli avvocati è anche un aspetto tecnico in concreto, passatemi il termine, anche divertente, nel senso che questa tipologia di reati consente appunto di cimentarsi con ipotesi sempre diverse, una casistica sempre diversa, però è sempre un problema di prova, dipende dal caso concreto, bisogna appunto valutare che cosa è successo, vedere quali erano le normative, vedere quali sono state le motivazioni che hanno indotto un determinato pubblico ufficiale a comportarsi in un modo piuttosto che in un altro, eccetera. Per quanto riguarda il 353 bis, poi è una norma che sono andato a rivedere appunto perché mi pareva fosse così, comunque è accompagnata da tutta una serie di altre questioni. Intanto mi pare sia rivolta al privato, ma poi parla di minaccia, eccetera, eccetera. Rimanendo alle tematiche generali, il fatto che la tutela sia stata anticipata alla fase del pericolo non cambia il discorso. Comunque ci vuole una condotta consapevole di violazione. Poi come lo provi è un fatto di prova. Ha capito? Cioè, ha capito, nel senso, spero di essere stato chiaro. Ma ai fini, ai fini della consapevolezza, il fatto che esista una linea guida ANAC che può rilevare, dice... può rilevare il fatto che io mi sia discostato, oppure può rilevare quello che tu mi hai segnalato, non mi ricordo se prima in macchina, un parere di ANAC. È ovvio che io mi ero focalizzato sull'abuso d'ufficio perché avevo in qualche modo concordato anche alla luce di un articolo di Morbidelli che l'avvocato Fazio aveva segnalato, dove si accennava al problema, quindi abbiamo visto quello. Sicuramente ai fini dell'abuso d'ufficio un parere ANAC dal mio punto di vista non può rilevare ai fini della violazione, però è ovvio che in una serie di altri contesti e nell'ambito, ma anche per la corruzione, voglio dire, devi provare che l'atto è contrario ai doveri d'ufficio, cioè avevi un parere ANAC, perché non ti sei adeguato? Però anche qui, adesso non vorrei sembrare insistente su questo tema, ma questo perché non ti sei adeguato al parere nel contesto nell'ambito di una contestazione di vario genere, anche di corruzione, è un problema di prova. Il pubblico ministero, per dire, se arresta qualcuno per corruzione, per esempio una delle cose che ha in mano è che c'era un parere di ANAC a cui non ti sei adeguato, te lo chiede. Ma te lo chiede perché? Perché vuole provare che tu comunque hai tenuto una condotta che si inquadra dentro quella fattispecie, ma non perché il non attenersi di suo sia un reato, non so se mi spiego. Il problema è che il danno è già, diciamo... Ma il problema è che il danno è già venuto per chi? Chi? No, per il funzionario. Per il funzionario solo, viene sempre. Già solo l'attivazione del procedimento per lui. Ma non solo di un procedimento penale, è quello che io cercavo in qualche modo di trasmettere prima. Tu pensa ad un funzionario che a seguito di una denuncia del whistleblower abbia un procedimento disciplinare. Ma questo lo dico per esperienza, non soltanto quando a me o ai miei colleghi di studio ci capita di difendere un pubblico ufficiale, ma anche quando ti capita di difendere un imprenditore privato. Comunque molto spesso i primi problemi che un avvocato si trova ad affrontare, quando ovviamente la persona che difendi non ne ha uno più importante che magari è a San Vittore, voglio dire, però quando non è quello e il processo è soltanto agli inizi, il primo problema che l'avvocato si trova a fronteggiare e che spesso ti accompagna per tutto il processo è quello collaterale del lavoro di questa persona. Perché, per esempio, per un imprenditore il fatto di avere un procedimento per determinati reati, il fatto di... comunque è un pregiudizio, per un pubblico dipendente, per un pubblico ufficiale, è un pregiudizio lo stesso, il fatto stesso, anche solo sul piano disciplinare le conseguenze sono molto importanti. Se tu lo difendi bene, quella persona poi viene assolta fra un po' di tempo, hai capito? Nel frattempo quella persona paga le conseguenze, tu mi dici come si fa ad arginare? Fortunatamente in alcuni contesti che sono appunto quelli disciplinari questo tipo di problemi collaterali sono noti e quindi l'organismo disciplinare ti aspetta. L'avvocato scrive dicendo il procedimento è alla fase iniziale e quindi sospendono il procedimento disciplinare, no? Dipende da normativa a normativa, da codice disciplinare a codice, non tutti gli ordini ce l'hanno uguale. Spesso è una facoltà quella di sospendere, quindi non è detto che, però c'è una ragionevolezza nell'applicare questa facoltà e quindi rimane sospeso. Capita a volte di difendere degli avvocati, anche un avvocato che viene denunciato, lo dice, la comunicazione va al Consiglio dell'Ordine.
cosa fai? Cosa fai? Consiglio dell'ordine ti aspetta, consiglio non voglio dire, non so se si chiamino consigli dell'ordine anche nell'ambito di altre professioni, comunque anche in altri contesti l'organismo disciplinare, ecco, ti aspetta normalmente, nell'ambito dei medici ti aspetta, proprio perché se no come fai? Hai capito? Cioè tu dici il danno è fatto ed è riparabile se tu ovviamente riesci a dimostrare che sei stato innocente, devi cercare di portare, di sospendere tutto fino a che dimostri che sei innocente, quindi a quel punto il danno è fatto, ma è fatto a metà. Il problema è non farlo diventare irreversibile, il problema è intanto che non abbia perso il lavoro. È capitato di difendere notai, il problema è uguale, sono pubblici ufficiali anche loro, difendi il notaio, che fai? Che fa il notaio? Il notaio spesso è accusato di peculato, una delle ipotesi più, o falso o peculato sono le ipotesi, che sono due reati mica da ridere. Vai al consiglio dell'ordine, il consiglio dell'ordine ti aspetta, è del tutto ovvio che però se poi il notaio viene condannato per peculato, per falso, normalmente il consiglio dell'ordine alla fine non è così tenero, è ovvio, no? Violi la tua prima regola, così come per il pubblico ufficiale, è ovvio che se vieni condannato per corruzione ti avrà anche aspettato il consiglio dell'ordine, ma dopo averti aspettato con una sentenza definitiva, questo mi sento di rispondere.